ministro Giovanni Malagna, assessore allo sport del Comune di Parma, abbiamo sentito anche il suo collega Walter Antonini della provincia, e insomma sottolineava, rimarcava come quando latitano, diciamo così, le risorse pubbliche siano molto importanti le risorse private, e diciamo che insomma questo giardino riabilitativo è una rappresentazione concreta di questo concetto. Sì, è questo, ma è credo anche molto di più. Io penso sia importante non solo metterla dal piano economico, è più che altro il prendersi carico come collettività di un problema che riguarda il nostro vicino di casa, che riguarda magari la nostra nonna, che riguarda un amico o che nessuno di cui che conosciamo, ma che però può nel suo percorso di vita trovarsi a dover affrontare il tema della riabilitazione. La nostra città ha avuto il coraggio e la volontà di farsi carico come collettivo, come comunità, di questo problema e di costruire mattoncino per mattoncino, euro dopo euro, in un percorso durato un paio d'anni, questo meraviglioso giardino riabilitativo, che è un orgoglio di tutti, che è veramente qualcosa che abbiamo costruito insieme, ciascuno per quello che poteva fare, le istituzioni che hanno dato visibilità e hanno costruito i contesti, che hanno stabilito le relazioni, chi ci ha messo le competenze nel disegnarlo e nel costruirlo, e i cittadini che nell'arco di questi anni, domenica dopo domenica, manifestazione dopo manifestazione, insieme alle società sportive, hanno donato qualcosa, ed eccoci qui. Io penso sia un bel momento che ci ricorda che se ci crediamo davvero, forse davvero possiamo arrivare lontano e niente ci è impossibile. Tra l'altro noi siamo abbastanza appassionati di calcio, come stadiotardini.it, abbiamo visto là in fondo un calcio valido che poi ha attratto anche l'attenzione delle autorità che sono sfidate prima in una sfida. E diciamo che ci sono quindi anche momenti di svago collegati, no? Tra l'altro l'attività sportiva, anche quella ludica, è motivo anch'essa di riabilitazione. E secondo me è molto bello che il calcio balilla, che è stato protagonista di molte delle domeniche di raccolta fondi, perché grazie all'associazione del calcio balilla parmense siamo riusciti a fare tante iniziative, sia presente qui come testimonianza, sì, di come alla fine riabilitare vuol dire anche riabilitarsi nell'anima e stare meglio, e quindi poter giocare, fare attività ludica, ma anche ricordare e testimoniare con un oggetto concreto chi ci ha dato l'occasione di poter fare tante iniziative e raccogliere delle risorse. In più, l'ultimo elemento è che lo sport è davvero elemento di riabilitazione anche fisica. Attraverso lo sport si ritorna a una normalità diversa, ma a un protagonismo della persona. E per certi versi anche una sorta di simbologia della vita, nel senso che c'è anche qualche salita, quando uno riesce a superare quella vuol dire che insomma, è arrivato a un bel punto del proprio percorso riabilitativo, e come dicevo è una metafora, no? di quello che può salite, essere. Salite, discese, le scale, i percorsi sconnessi, no, è molto, è veramente emozionante, adesso a parte tutto, al di là delle dichiarazioni istituzionali, è un bel momento io penso per la nostra città, è proprio una bella cosa. E approfitto per una cosa, l'altra sera durante Calcio e Calcio, trasmissione nella quale sono abbastanza spesso ospite, c'è stato un tifoso che era seduto al mio fianco che diceva, beh insomma il comune per lo stadio Tardini poteva fare qualcosa di più se aveva trovato i fondi per il Palasport. E come possiamo rispondere volendo a questo tipo di... Allora, sono due ordini di grandezza molto diversi, e i fondi per il Palasport l'anno scorso non sono stati quelle cifre che uno può immaginare, cioè se per dire, non è paragonabile aver alzato 10 cm di balaustre del Palasport, che sono a qualche metro lineare, al dover coprire una curva o dover rifare tutti i seggiolini, certo, per adeguare la normativa UEFA. Cioè, di sicuro, quello che ho detto anche l'altra sera, se di fronte come speriamo tutti, un'esigenza del Parma di dover adeguare lo stadio, ci sarà la richiesta di fare certe cose, il comune, ma la società e secondo me, credo, anche il tessuto cittadino, dovranno tutti quanti guardarsi negli occhi e dirsi che cosa si vuole fare, perché non sarà, dobbiamo dimenticarcelo, di immaginare che si potrà essere solo il comune o solo la società, perché i lavori che sembrano essere richiesti sono tanti e sono grossi. Cioè, bisogna prendere proprio esempio dal giardino riabilitativo, cioè fare sistema, ma al di là dobbiamo andare a chiedere magari i soldi delle persone, che potrebbe essere comunque anche uno strumento, ma minimo anche simbolico, perché non è che si aspetti anche l'euro donato
per lo stadio, però cioè, deve cambiare, secondo me, dobbiamo far cambiare l'impressione di uno stadio come problema da uno stadio come risorsa. Lo stadio deve cambiare, dovrà, se vogliamo metterci le mani, cambiare come vocazione, diventare un luogo dove la gente vada tutti i giorni della settimana, e quindi dovrà dotarsi di una serie di strutture, vedremo quali. Altrimenti rimarrà solo un problema di viabilità, solo un problema di manutenzione, solo un problema di adeguamento. Ed è un passaggio difficile, perché mettere tutti intorno a un tavolo e che ognuno ci metta qualcosa non è così scontato. Però secondo me non si può, cioè, quella è una via obbligata, perché non esiste più la condizione dove viene il petroliere e ti mette lì il malloppo e ti rifà lo stadio. Sarà molto difficile. Vedremo, insomma, ognuno fa quello che c'è da fare. Secondo me non deve passare l'impressione che ci siano figli e figliastri, non è così. In base alle esigenze contingenti e ai progetti si mette quello che si può, non c'è una pattarella.